con tutto che sapevo benissimo che avrebbe registrato, non ho messo in ordine, Vabbè. non mi sono cambiata, sono in pigiama, mi sono data un po' di mascara. Ma ci amano anche per questo. Allora! Oh, finalmente un po' di sole, finalmente riusciamo a portarvi un po' in giro per casa nostra per rivedere un po' quelli che sono i lavori che abbiamo fatto. Anzi, se qua diciamo che di lavori fatti c'è poca roba, ma andiamo un po' a vedere quello che andremo a fare. Ci sono tantissimi progetti che abbiamo in piedi, tantissime cose che vogliamo fare. Partiamo qua dalla parte esterna, dove abbiamo intenzione in quella zona là, quella laggiù, di andare a pareggiare il terrazzo e fare delle scale che arrivino direttamente al cancello, in modo tale da avere una piattaforma qua davanti un pochettino più decente. È venuto l'ingegnere l'altro giorno, noi avevamo intenzione di allargarci su questa zona qua di casa, ma non ci ha dato il permesso perché ha detto che non si può fare, in poche parole perché è una questione di vicinanza con i vicini, quindi non si può fare e quindi è un progetto che va a morire. L'altro progetto era quello di allargare la casa su questo lato, da questa parte, però anche questo purtroppo non è fattibile perché lo voglio io, semplicemente per questo, perché qua abbiamo fatto questo terrazzo qua bellissimo, c'era già un terrazzo ma l'abbiamo piastrellato, abbiamo fatto un lavoro fatto migliore, quindi onestamente mi girano un po' le balle allargarci da questa parte qua. Allora cosa faremo? Ci allarghiamo, adesso vi faccio vedere dove. Nella parte posteriore della casa, quindi andiamo avanti per questa parte qua del nostro giardino e la casa praticamente si allungherà da questa parte. Quindi andremo a praticamente scavare tutta questa villa qua di terra e al posto della fascia ci sarà la terza camera al piano di sopra, che sarà quella per Leonardo, con l'accesso anche qua da fuori, quindi verrà un lavoro super figo, una cosa super carina, e anzi non vediamo l'ora di iniziare a fare questi lavori qua. Lì abbiamo la fascia, adesso vi tiro sulla telecamera e vi faccio vedere. Quella laggiù è la fascia che hanno iniziato a lavorare l'inverno scorso ed è la fascia che l'estate scorsa, scusatemi, ed è la fascia che avevamo progettato per mettere lo chalet. Quindi volevamo fare un piccolo chalet in modo tale da avere una sorta di residenza estiva, invitare gli amici, cose con riscaldamento, cucina, bagno, tutto quanto. Invece poi abbiamo scelto di allargarci di qua. Lavoreremo anche sul aggiungere un bagno in modo tale che ci sia sia la camera nuova che un altro bagno al piano di sopra, che è una chicca questa, che non è da poco perché abbiamo un bagno solo in 5, effettivamente poco. Il grosso dei lavori poi invece, quelli che potrò fare io, che non deve fare la ditta o un ingegnere o chi che sia, è tutta la parte su quest'area qua di giardino. Quindi parliamo da dove abbiamo la nostra area all'altro ulivo e via così discorrendo. Cosa andremo a fare praticamente in quest'area qua? Andiamo a appianare tutto il terreno, sarà un lavoraccio, ma appianiamo tutto il terreno. Qui andremo a fare un murettino con una ringhierina. Lì ci sarà la nostra vite, in modo tale da avere la possibilità anche di avere un po' di uva. E qua faremo tutto l'orto in cassoni. Quindi qua anche qua sarà una cosa super figa perché mettiamo tutto l'orto in cassoni per dare la possibilità anche a noi di fare un po' di orticello, ma senza spaccarci la schiena. Perché? Perché è vero, perché poi è bello fare l'orto, sono tutte cose super fighe, super belle, ma quello che poi succede è che nessuno ha voglia di andare lì, togliere le erbacce, spiegarsi, mettersi per terra, perché? Perché facciamo un altro lavoro, non siamo né pensionati né siamo disoccupati e quindi è bello aver l'orto, ma averlo nel tempo giusto in cui noi possiamo dedicarci al nostro orto. Quindi qua ci sarà una pulizia generale super, super importante che ci darà la possibilità appunto di avere un giardino un pochettino più curato. La parte sopra onestamente mi scoccia un po', però vabbè, aggiungiamo una camera. Altro progetto importante quindi sarà quello dell'allargamento della casa, come avevamo detto. Quindi sì che ci allarghiamo di qua per una camera, ma allarghiamo anche il piano di sotto. Come allarghiamo il piano di sotto? Allora, vedete che lì c'è una finestra. Quella non sarà più una finestra. Abbiamo già fatto l'accesso agli atti, stiamo già lavorando con l'ingegnere. Togliamo la finestra e quella lì diventerà una porta finestra, quindi diventerà la nostra porta di casa, che al momento è sull'altro versante che andremo a chiudere mettendo la finestra. Quindi la porta diventa una finestra e la finestra diventa la porta. Qua faremo una super porta bella, grande, tutta in vetro, per darci la possibilità anche di entrare dentro in casa. E questa è una pratica abbastanza semplice a detta dell'ingegnere, abbiamo poco lavoro da fare. E qui nel terrazzo, quindi bello il terrazzo e tutto quanto, ma faremo anche un giardino d'inverno, come si chiama in gergo. Quindi cosa facciamo?
adesso ve lo metto qua in sovrappressione, quello che state vedendo adesso in sostanza, andremo a mettere qui una veranda tutta in vetro, chiusa, in modo tale da poterla utilizzare d'inverno quando invitiamo degli amici, ma anche d'estate, e che sia luminosa, spaziosa, areggiata, ma all'occorrenza, soprattutto d'inverno, che rimanga chiusa. Questo è un po' il nostro progetto interno, esterno della nostra casa. Ora andiamo a vedere quello che andiamo a fare dentro, e questo sarà quello che caratterizzerà il nostro periodo 2023-2024 dei lavori, quindi grossi investimenti, decine di migliaia di euro, però andremo veramente a realizzare il nostro sogno al 100%. Sono cambiate un po' di cose rispetto a quando ci avete conosciuto, perché all'inizio era tutto un cerchiamo di risparmiare, cerchiamo di fare le cose economiche, cerchiamo di fare più lavori possibili a mano e quant'altro. Attualmente la mia ditta sta andando molto bene, il lavoro di Greta con la sua ditta sta andando molto bene, quindi entrambi a livello professionale siamo molto impegnati e non possiamo più dedicarci fisicamente al 100% ai lavori. Faremo sempre tanti lavori, vi faremo vedere sempre tante di quelle cose che noi siamo abituati a fare, e quindi ve le mostreremo sempre di più. Ma allo stesso tempo bisogna concentrarsi anche sul fatto che, non avendo così tanto tempo a disposizione come avevamo prima, quindi prenderemo ditte, prenderemo persone, alcuni lavori sono obbligatori, cioè ovviamente alcuni lavori bisogna chiamare le ditte, non è che possiamo fare noi, non è che possiamo allargare la casa noi, però magari la veranda un giorno me la sarei montata io. Oggi invece cosa facciamo? Prenderemo una ditta che ci darà una mano a fare il grosso dei lavori, in modo tale che io possa concentrarmi sulla mia attività professionale e Greta sulla sua. Adesso andiamo a vedere dentro e vi faccio vedere quello che sono i lavori che andremo a portare a termine nella parte interna, perché anche lì ci sarà un stravolgimento pazzesco. A parte la camera al piano di sopra, ma proprio la cucina sarà completamente diversa. Quindi tutta la parte interna della casa sarà tutta un'altra casa. Ma adesso, come vi dicevo, andiamo dentro casa e vi faccio vedere quelli che sono i lavori che andremo a portare a termine nella parte interna di casa. Quindi scendiamo qua questa scala un po' claudicante e andiamo dentro. Allora, eccoci dentro. Con tutto che sapevo benissimo che avrebbe registrato, non ho messo in ordine, non mi sono cambiata, sono in pigiama, sono andata un po' di mascara. Ma ci amano anche per questo. Allora, lavori in casa, non so cosa vi abbia raccontato lui del fuori, non lo voglio sapere perché tanto tra due giorni ha già cambiato idea, quindi va bene così. Cambierà tutto qua dentro, tutto, dalla prima cosa all'ultima. Qua io finalmente, dopo ripetuti anni, avrò la mia penisola. Quindi ci sarà la mia cucina con la mia bellissima cappa. Qui sotto ci saranno tutti i cassettoni. E la lavastoviglie avete già cambiato idea, vero? Sì. Quindi qua dei cassettoni dove metterò tutta la roba della cucina. Qui sarà tutto trasferito là. Qui ci sarà la lavastoviglie. Qui ci sarà un mega frigo, ma non solo, il pezzo forte sarà questo. Perché io ho già detto che da fuori lo facciamo. Per la quella ride. Arriva correndo, ridendo, perché sa già che è una cazzata. Derapando. Quindi io non farò più questo, ma proseguirò, andremo fuori. E... ma stai riprendendo te, lo sai? No, stai riprendendo te. Ma ci sei tu? Ma è 360! Comunque, ora sto preparando il pranzo, le cose saranno queste, siamo d'accordo. Hai detto già qualcosa? Vuoi aggiungere? No, basta, devo basta. Girare salmonica. Sei gira la salmonica. Vabbè, comunque questi qua saranno un po' i lavori, poi vi teniamo aggiornato, perché ancora non abbiamo sentito l'ingegnere ufficiale. Cosa gridi? Hai da dire qualcosa? Eh? Vabbè, vi terremo aggiornati, quindi nei prossimi update. Ciao, Romani!